Si parte! Vai, cara Maddi, oggi operiamo nel tuo ambiente. Milano è la moda, anche se la missione di oggi, ti avverto, non sarà, come sempre, per niente facile. Dovrai tirare di box, affrontare ragazzi affascinanti, guidare moto incredibili, entrare e fuggire da una famosa radio. E oggi andremo nel tuo territorio, la Milano da guidare e la Milano da bere. Sei pronta? Ti dico subito che la missione di oggi è trovare lui, la nostra star che ama le moto, ama le donne e per loro ha speso una fortuna. Abiti firmati, aperitivi, cene. Direi che il momento migliore per cercarlo in Italia è questo. È la settimana della moda di Milano. La missione di oggi è trovare Bruce Willis. Pronta! Oggi, caro Joe, però non chiedermi di lasciare qua la mia piccolina. Lei viene con me. A proposito, qual è la missione? Vabbè, intanto io vado. Te l'ho detta adesso, si inizia bene, si inizia, Maddi. Angelo mio, sveglia, prendi la tua piccolina e andiamo a trovare Bruce Willis a Milano, a casa tua. Non mi sbagliare la missione come l'ultima volta, ok? Sì, a proposito, ma come ti sei vestita? Da Madame Brutal? Non andiamo a un festino sadomaso? Joe, facci caso, a Milano che siano in moto, in macchina, a piedi, in bicicletta, sono tutti vestiti bene perché è la città della moda. Ecco perché è importante, anche quando si è in moto, essere sempre a posto, no? Ah, la moda, ah. Vabbè, se lo dici te. Stavo pensando, sì, ok, magari me lo vedo passare, perché in taxi così a un metro, e cosa faccio? Come faccio a colpire la sua attenzione? Cioè, non è tanto forte, capito? Anche il clacson, pipì, non va bene! E se mettessi, non lo so, uno scarico un pochino più aperto? Ci penso io, Maddi, ti trovo il mezzo giusto per farti notare. Da Bruce Willis! Moto Splash. Amore, male che vada, ti faccio fare uno shampoo. Vediamo, dai. Altro che shampoo, vedrai come ti sistemano. BMW Triumph Monster. Siamo nel posto giusto, al momento giusto. Motori a tre cilindri britannici. Flipper. Telaio della bicicletta per le trazioni, meraviglioso. Preparati, che ora il musterino te lo cambiamo noi. Questa è fatta così, questa ci deve andare in moto, io l'ho presa per andarci in moto. Veramente? Per l'aperitivo. Ce l'ho! Con gli ce occhi? Beh, gli occhi non me lo ricordo. Beh, ma è tutto di notte, occhi no. Occhio rosso. Non avevi mai sentito quella canzoncina? C'è una scimmia sulla spalla che balla. Però non sai, penso si riferisse alle moto. La scimmia. Esatto. La scimmia di andare in moto. E io porto la scimmia. Io ho questa moto che è la mia piccolina, però secondo me devo caricarla un attimo, quindi mi pare di essere nel posto giusto. Abbastanza. Bicilindrico c'è, italiana, italiana, si può rifare. In 10 minuti, mezz'ora? Sì, unisci un mesetto e mezzo e siamo a posto. No, veramente, ci vuole così tanto? A correre. Perché c'è scritto TPR? TPR è tiro pesante rapido. Oh, sarebbe? È una razza di cavalli che tirava le chiatte sui navigli. Cavalli possenti, belli, quelli con le zampe tutte pelose, bianche. Allora, visto che la prima moto l'ho costruita nel mio garage, sui navigli, che si allagava. Mio padre vive in campagna per i suoi cavalli. Lì ho unito le due cose, mi piaceva l'idea di un nome breve. Quindi il brand era fondamentale, poi una città come Milano si vive molto su quello. Ho detto, già che devo inventarmi tutto un gioco nuovo, almeno cerco anche di trovare un brand che abbia un perché. Per farti notare a Milano, strade piccole, città moto grossa.
cromature, colore e rumore. Sei tutta distesa, sembra di andare su una poltrona da Frau. Certo, hai ragione, ma si trovano qui? Ho un amico. Figurati se non aveva l'amico lui, ma scherzi. Ho un amico che importa queste moto pazzesche dall'America, sono proprio chopper ma di livello incredibile. Sono degli oggetti, ti devo un piacere, ma sono degli oggetti incredibili. Con quello ti assicuro che se vuoi lo chiamo. No, ce l'hai, chiamalo subito, immediatamente. A questo punto, se il chopper sa da fa, si fa. Sto cercando Bruce Willis. Mi sembra una bella scelta, insomma c'è altro di buono in Italia, ma comunque va bene così. Allora, secondo me il modo migliore per apparire con grinta e per far sì che lui, non dico che si innamori di me, perché non è che sono innamorata di lui, ma che lui mi noti, penso stia proprio qua dentro a quanto pare. Oltre a te sicuramente, noi possiamo fare di tutto con te. Fammi vedere, cioè, presentamele, hanno dei nomi innanzitutto. Allora, tutte le nostre moto ovviamente hanno dei nomi e hanno una personalità forte. Quelle che noi vendiamo qui sono una grande parte della produzione della più grande casa americana di chopper e pro street, che si chiama Big Bear Chopper. È una casa californiana, fatta in un posto meraviglioso a 2000 metri d'altezza, splendida, che è conosciuta e famosa per fare delle verniciature meravigliose e delle moto molto guidabili. E il bello delle moto... Aspetta, cosa hai detto? Guidabili? Molto guidabili. Quali? Molto guidabili. Dove sono quelle guidabili? Guidabili. Adesso queste? Te ne faccio vedere alcune che sono molto guidabili. Ad esempio... Voglio scegliere io. Mi piace. Una di queste tre, quanto sì. Sono belle. Ma non mi dire che sono guidabili, dai, sono mi posso guidabili. Sedere? Io ti prego. Come si chiama lei? Ha un lei nome? Si chiama Sled ed è una pro street, cioè è una moto fatta per andare veloci, e questo è bello, sì. E al gusto italiano piace molto, e però è una moto facilissima da guidare nonostante 3 metri. Hi Sled, I'm Maddie, nice to meet you. Su queste moto fai la tua ottima figura, Angelo Biondo. Preparati per la missione di oggi, in queste splendide chopper. Innanzitutto non è scomoda perché la moto è molto equilibrata. È una moto bassa. Sì, è vero, è vero. Le gambe sono belle appoggiate. Anzi. Ha un motore potente perché è 1600 centimetri cubici. Sono tutte a carburatore, noi facciamo solo moto a carburatore. Perché il carburatore è un'altra cosa rispetto all'iniezione. Perché il carburatore fa sì che l'emozione sia diretta. Rieccoci qua sulle note di The Rock is Dead. Il rock non è morto con Maddie, la sua headbanger. Siamo pronti per la missione trovare il grande Bruce Willis a Milano. Non riesco a mettere le forze, devo un pochino. Non è facile da guidare, concentrati sulla missione e non farti prendere troppo. Dalla mano destra hai un 1006 sotto il sederino. Vai! Ma è fantastica! Vediamo! No, non ce l'ha! Questa non è in onda! Mi ballano le tette! Mi balla proprio blu 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 blu! Matti, ma come? Siamo in onda! Ma mi vuoi far cacciare? Ci cacciano tutti e tre, io, te e l'headbanger, via! Dai, andiamo a trovare il nostro Bruce Willis. Qui ci vuole un'ideona, magari potresti cercarlo, che ne so, all'aeroporto, alla stazione, oppure... Oppure, visto che è la settimana della moda, se andiamo ad una presentazione di quelle belle importanti dove c'è tanta gente, forse lo troviamo, Bruce. Brava, mica male come idea. Andiamo a questa presentazione. Chi è? Armani? Versace? Lasciami indovinare. Secondo me, conoscendo i tuoi vizi, come minimo vai da uno che disegna scarpe e stivali. E infatti via Monte Napoleone, via della Spiga, via Veri. Maddi, te l'ho già detto, non mi chiamo Rockefeller, abbiamo un budget limitato. Se no in missione ti ci mandavo in elicottero, anziché con la nostra headbanger. Vabbè, ho capito. Tra un aperitivo e un altro, anche questa missione è andata. Ciao, Maddie!